La mia battaglia è certamente sulla quantità di questo vitalizio, ma è anche una battaglia a salvaguardia della democrazia in questo paese che vedo seriamente messo in pericolo. Il taglio del subito è da 3.000 a 1.650, quindi dalla metà. Lui è Franco Grillini, ex parlamentare per due legislature alla Camera dei Deputati e fondatore nel 1985 di Arcigay. Oggi, a 64 anni, è stato colpito dal taglio dei vitalizi varato dal governo. Per me la politica è servizio, è cercare di migliorare le condizioni di vita delle persone dove i diritti delle minoranze sono garantiti. Lì si vede che esiste una democrazia funzionante. Personal Jesus. Oggi Grillini combatte un'altra battaglia, forse la più importante della sua vita, contro un tumore del sangue che lo ha reso invalido al 100%. Sono molto preoccupato da questo punto di vista, da questo taglio. Io ho sempre avuto una vita sobria e quindi l'attuale reddito per me sarebbe più che sufficiente, non è assolutamente sufficiente dopo i tagli se dovessi pagare un'assistenza continua 24 ore su 24 ore. Dopo una vita passata a difendere i diritti delle minoranze, non ci sta a essere definito casta e promette battaglia. L'intera classe politica, senza distinzione, è stata accusata di aver rovinato il paese. Io ero uno di quelli più assidui che hanno lavorato di più. Chi dice privilegi rubati? Dice una bugia. L'indennità parlamentare e il vitalizio sono strumenti di garanzia del lavoro democratico. In questo modo l'eletto è un indipendente. È sbagliato fare provvedimenti retroattivi. Non mi sono preoccupato di costruire una pensione diversa e via dicendo, perché sapevo che c'era quella garanzia. Reach out and touch things.